Per la matematica, il punto è ciascuno degli elementi di un insieme di funzioni. In geometria, è l'infinitesima parte di un segmento, il centro di un cerchio. In fisica meccanica, il corpo di dimensioni trascurabili rispetto al fenomeno oggetto di studio. E nell'arte ci ha pensato Pier Calegarini a dare significato al punto che, in occasione della giornata dell'arte contemporanea organizzata da Amaci, ha invitato il pubblico nel proprio atelier per presentare la sua ultima opera, Punto. Il punto della situazione, ti è mai capitato di trovarti nel detto punto a capo? Ecco, io mi sono trovato proprio punto a capo. Non ti sto a spiegare perché mi sono trovato punto a capo, perché io sono un ottimista e sono l'uomo della luce. Se ti parlo di negatività, sono considerato come uno di tanti che parlano di negatività. Siccome di negatività ce n'è già tanta, io neanche se sono, molte volte mi trovo in situazioni negative, cerco di venirne fuori. E quindi con questo mio entusiasmo cerco di passare anch'io a dei momenti difficili. Anzi, ho tantissimi momenti difficili. Ma com'è che assorbo l'energia? L'assorbo facendo col mio lavoro, conoscendo le persone che mi danno l'energia, e questa energia io la trasformo. L'opera si chiama Punto. Punto perché punto è a capo. L'artista è sempre sul punto di cominciare. Qualsiasi opera d'arte che non sia un inizio, un'invenzione, una scoperta è di poco valore, è tra pound. Ha detto questo sono io, cioè io sono sempre alla ricerca di un percorso, di essere innovativo. Non è perché non ho le idee. Il mio punto negativo è che ho troppe idee e non riesco a intrappolarle. Infatti devo fare una mostra che si chiama The Vulcano, perché un mio curatore ha detto tu sei proprio un vulcano. Nell'occasione il Trevigiano della Luce ha improvvisato una performance realizzata basandosi sulle varie definizioni della parola punto, lette nell'occasione da amici venuti a vedere la sua ultima opera. Oggi io volevo chiamare la critica d'arte, io non sono un critico, sono un artista, volevo chiamare la classica critica d'arte che mi interpretava la mia opera. Ma ho detto questo lo fanno tutti. Cioè, io ho tantissimo rispetto dei critici, ci mancherebbe altro. Però ho detto, voglio fare una cosa diversa. E oggi mi sono trovato con un'idea, cioè ce l'avevo già, però non pensavo di portarla così, di presentare la mia opera facendo in live, cioè una performance in live. Non l'ho scritta da nessuna parte, ma voglio presentare l'opera facendo una cosa diversa, perché le parole si dimenticano, l'esperienza no. Punto si potrebbe definirla come un'evoluzione dello stile tripled, utilizzato e inventato da Calegarini, che dà all'opera una tridimensionalità molto particolare. Le dita di una mano? 5 punti cardinali che puntano verso l'infinito. Ad esempio, venire al punto è una frase per far sbrigare il prossimo e raggiungere il nocciolo della questione. Fare punto a capo significa dare una svolta. Metterci un punto equivale a metterci una pietra sempre. Mettere a punto, cioè possiamo andare all'infinito con un punto. Quindi io oggi in maniera creativa voglio spiegarvi cos'è il mio punto di vista. Ok, punto. Per arrivare qua, praticamente nel video avete visto le mie le opere triple che sono nate nel 2009, dove ho paternizzato la tecnica. Poi avete visto la performance che ho fatto l'anno scorso, dal 2016 faccio delle performance. E questa è l'ultima opera che ho voluto dare una tridimensionalità all'opera triple, quindi andare nel profondo. Punto l'ho fatto su uno specchio, perché io dico sempre rifletti e poi parla, e quindi noi ci riflettiamo e abbiamo un punto e un cerchio, come avevo letto prima, primordiale. Quando io però lo accendo, se potete spegnere le luci, quando io lo spengo,